Allora, il tema di oggi è abbastanza complesso, perché parliamo di un tema oggigiorno molto presente nella nostra pratica quotidiana. Se voi pensate agli ultimi pazienti under 25 che avete visto nel vostro servizio di salute mentale, nel vostro SPDC, sicuramente questo soggetto insomma, può aver avuto un problema con le sostanze. Non dico una dipendenza, ma quantomeno un uso episodico. Questo perché il problema delle sostanze è drammaticamente cambiato. Se prima era un problema abbastanza fuori dalla psichiatria, avevamo a che fare con soggetti che potevano necessitare un medico di medicina generale, un infettivologo, oppure erano un problema sociale le sostanze, no? L'eroinomane che andava a rubare creava dei problemi. Ecco, la situazione è cambiata perché oggi quello che ha a che fare col mondo delle sostanze, ce lo diceva questa mattina anche Paolo Cianconi, è un qualcosa che sta nel sociale. È l'uso di sostanze che vediamo oggigiorno nei nostri pazienti psichiatrici è proprio la presentificazione di un fenomeno postmoderno. Tant'è che se in passato, quando parlavamo di sostanze, l'impatto psichiatrico era marginale, oggigiorno l'impatto psichiatrico è assolutamente la norma, per cui sono pazienti che finiscono diretti nei nostri circuiti. Vi faccio vedere un breve video tratto da un soggetto che poi finisce in SPDC, qua in realtà ci troviamo a Ibiza, ci troviamo in Spagna, era un soggetto che aveva assunto del mefedrone e che viene raccolto fuori a un locale la mattina, non è strano, non sto sbagliando, è fuori un locale insomma alle 11 di mattina e viene portato poi in un ospedale psichiatrico e fa un lungo ricovero in psichiatria. Ve lo faccio vedere perché poi ci porrà delle domande questo tipo di sintomatologia. È molto breve, però vi prego di fare attenzione a quello che notate. Tranquillo, tranquillo, niño, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Relaja. No, no, no. ¿Español? Sí. ¿Cómo se llama? Aitor. Aitor, Aitor, relájate. Relájate, no hagas trices, cabrón. Aitor, 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 mírame. Mírala. Chicos, si vais a estar aquí riendo, no necesito que estéis. Vale. Tío, me recibe. Mirazo. Aitor. Vale, 99.1. ¿Estás jodido? Si bajara un poco la música, a lo mejor es por la música que te. GHB, ¿y qué más? Se ha tomado una Viagra y todo, y 25 cubatas por lo menos. ¿Una Viagra? Sí, yo tampoco lo entiendo, pero. ¿Cómo tiene el pulso? ¿Bien o mal? Bien. Aitor, doy agua. Doy agua. Claro, tranquilo, tranquilo, Aitor, tranquilo, te está ayudando. Mira, mira, está ahí, está de puta madre. Tranquilo, Aitor. Tranquilo, ahí, bebe eso. Vale, bebe agua. Aitor, estás en Ibiza. Mírame. Vale, estás en la enfermería, tío. Vale, venga, bebe agua. Vale, esto no puede beber agua. Ahí ya está mejor. Solo falta el espasmo y se te quite. ¿Y por qué le dan esos espasmos? ¿Otro desahogado? ¿Cómo? ¿Dónde? Uno
No, no, quieto, 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 quieto. Aquí, quieto, que... espérate, espérate, espérate que te encuentres mejor. ¿Qué se ha dado? ¿Una niña? ¿Qué pasa? Allora, cosa ha Aitor? Di certo è un qualcosa che non ha a che fare con le nostre categorie nosografiche, con la nostra classificazione dei fenomeni. Che sono scosse tonico-cloniche? È mutascico? È catatonico? Sta sentendo delle allucinazioni uditive? Non si capisce. Fondamentalmente poi lui viene portato in psichiatria e fa un periodo molto lungo in cui rimane fondamentalmente questo. Ecco, parto da questo esempio per dirvi quanto la situazione sia un'altra da quello che era in precedenza. Prima i nostri pazienti venivano nei nostri servizi e potevano casomai dirci di essere flashati, ossia di sentire l'effetto degli oppiacei, dell'eroina, ma il sentirsi flashati era molto fisico, molto corporeo, era una sensazione molto di tipo fusionale, ma corporea. E oggi il soggetto non ci dice più di sentirsi flashato, ma ci dice di sentirsi sballato. Ma il problema è che lo sballo è qualcosa di, un termine anche qua postmoderno, ma è un qualcosa che si colloca dentro la testa del soggetto, ha a che fare con la derealizzazione, con la dissociazione, con la mutazione dell'esperienza del tempo, lo vedremo fra un po'. Ma il problema è che ha un forte impatto psicopatologico. Eitor, che vi ho fatto vedere prima, va diretto in psichiatria, non può andare da altre parti. Eitor poco prima aveva fatto fuori, tra virgolette, 7 persone, l'ha dovuto bloccare la polizia di Ibiza e stava in quel momento un attimo più calmo con gli amici intorno prima di essere portato in ospedale. Ecco, ma perché lo sballo? Perché, adesso non entrerò in merito nella parte più di tipo farmacologico, ma perché queste sostanze vanno tutte sui recettori, che sono quei recettori che conosciamo bene nell'ambito psicofarmacologico, vanno sui recettori della dopamina, sull'NMDA, i chetaminosimili, eccetera. Ma ecco, come comprendere un paziente sintetico? Come metterci di fronte a Aitor con quei sintomi? Che dobbiamo fare? Come dobbiamo rapportarci? Ecco, quanta è la distanza tra questi psiconauti e gli psicotici classici? Beh, noi tutti abbiamo una nostra formazione fatta nelle scuole di specialità in cui ci hanno insegnato a leggere i classici segni di tipo psicopatologico. Ma questi segni dove stanno nei Tor? Dove stanno nel soggetto postmoderno? Dove stanno nel soggetto che assume 25 MBOMI, che è una nuova sostanza che gira adesso sui mercati? Ecco, come ci possiamo porre di fronte a queste situazioni? Ahimè, i grandi modelli del passato, lungi da me dirvi che non servono, sono fondamentali, li dobbiamo conoscere a menadito, ma questi tipi di fenomeni, questi tipi di ragionamenti, purtroppo, non servono a questo tipo di valutazione, non ci sono di aiuto, o almeno ci sono di scarso aiuto. Sappiamo tutti cos'è una percezione delirante, un'intuizione delirante, un'idea delirante, ma queste cose in questi soggetti non li vediamo. Sappiamo quanto è interessante tutto quello che ci dice Conrad sul trema, sulla rivelazione, sul concetto di apofania. Questi passaggi noi in questi soggetti non li vediamo, oppure li vediamo tutti insieme, uno sopra l'altro. Per cui o utilizziamo altri strumenti, utilizziamo altri parametri, oppure rischiamo di non trovarci, di non trovarci un paziente che non è quel paziente che ci immaginiamo. Ecco, vi ho detto cosa non fare, cosa possiamo fare fondamentalmente? Dobbiamo però seguire sempre un esempio del passato che ci può essere di aiuto. Dicevo questa mattina Paolo Cianconi che nella postmodernità si riciclano anche delle cose del passato. Ebbene che anche nella psicopatologia postmoderna utilizziamo delle cose del passato magari non utilizzate nella maniera adatta. Bonhoeffer venne un po' fatto fuori dalla psicopatologia classica, era un grande psicopatologo, era il cattedratico di Berlino, non un posto qualunque nella Germania culla della psicopatologia, ma venne fatto fuori per una serie di motivi. In quel periodo c'erano due grandi scuole, la scuola che parlava della psicosi endogena, che parte da Kraepelin, ma anche Bleuler ci dice che alla fine la schizofrenia è una malattia, e dall'altra parte c'era Bonhoeffer che diceva no, attenzione,
sì, c'è una parte biologica, ma c'è una parte ancora più importante che è di tipo esogeno, cioè un qualcosa che viene dall'esterno. Questo discorso non piaceva tanto al regime vigente all'epoca, che non era dei più teneri, e ovviamente anche perché ovviamente tutto quello che era nazismo era verso l'eugenetica. Il malato mentale, se poteva essere riconosciuto come malato, come diciamo portante qualcosa di organicamente dimostrabile, era tutto acqua al mulino della teoria eugenetica. Per cui Bonhoeffer, che parlava di psicosi tossiche, di psicosi dissociative, di psicosi da trauma, non andava troppo di moda. Venne fatto fuori, se ne andò negli Stati Uniti e si persero un po' le tracce. E poi questo concetto fortunatamente viene ripreso in seguito, viene ripreso da Morselli, viene ripreso da Carniello e da Callieri. Callieri, che voi lo conoscete sotto una veste ben specifica, era molto interessato a questi temi, tant'è che fece delle sperimentazioni anche su se stesso riguardanti una variante della dietilamide dell'acido lisergico, fece dei tentativi simili a quelli fatti a suo tempo da Morselli. E Callieri e poi ancora Gilberto Di Petta più recentemente hanno ripreso questo concetto dello psicoma lisergico. È interessante perché nello psicoma vediamo un qualcosa che arriva dall'esterno. Facciamo l'esempio che io assumo del mefedrone e, avendo assunto del mefedrone, inizio a sviluppare un delirio. È un delirio che mi fa vedere le persone in fondo a questa stanza come se mi stessero guardando con uno sguardo di sfida, come se mi stessero svalutando. Bene, a questo punto però io dentro di me ho una parte, l'io critico, che mi fa dire stai avendo queste sensazioni perché hai preso una sostanza. Il concetto un po' di allucinosi. E quindi c'è questo contrasto tra lo psicoma, vedo delle persone in fondo che mi guardano male, e l'io critico che mi fa dire no, stai tranquillo perché è quella cosa che hai preso. E ovviamente questa contrapposizione può andare avanti per molto tempo e poi si interrompe nel momento in cui la sostanza esce dal torrente sanguigno e quindi dalla possibilità di interagire con i nostri recettori. Ma attenzione, perché se questa psicosi indotta, questa sensazione, ho delle persone in fondo che mi guardano molto male, se questa sensazione perdura nel tempo, ecco che il mio io critico non regge lo scontro, per una serie di motivi: o perché la psicosi indotta è troppo forte, assumo troppa sostanza per troppo tempo, oppure viceversa perché il mio io critico soccombe, non ho una buona capacità di resilienza, non sono in grado di reggere questa marea montante. E allora che succede? Quando l'io critico non regge oppure la parte esogena, lo psicoma, è troppo forte, ecco che si sviluppa, e questo in questo caso è un processo endogeno, una psicosi endoreattiva, che a questo punto diventa stabile e duratura. E quello che un po' vediamo nelle situazioni all'esordio, c'è la sostanza, c'è la sintomatologia indotta, ma poi alle volte quando togliamo la sostanza la sintomatologia permane, ed è questa probabilmente la psicosi endoreattiva. Qua si aprirebbe un discorso molto vasto che ha a che fare con i sintomi di base, con tutto un discorso che ha a che fare con l'io critico influenzata dalla resilienza del soggetto e dai geni soppressori, se vogliamo metterla sul piano biologico, e tutto quella che è la psicosi endoreattiva, che però è quella che normalmente noi siamo bravi a studiare, che è deliri, allucinazioni, disorganizzazione, sintomi negativi, che però in realtà altro non è che la punta dell'iceberg rispetto a tutta una serie di elementi che già hanno fatto il loro corso. Oltre a Bonhoeffer, l'altro grande modello è De Clerembault. Perché De Clerembault? De Clerembault era uno psichiatra un po' fuori dagli schemi. Questi sono i racconti del professor Ferro, ovviamente, niente che non è farina nel mio sacco. Ma De Clerembault lavorava in una sorta di ambulatorio H24 a Parigi, e lui, diciamo, ascoltava le storie di tutti i pazienti che arrivavano intossicati da cloralio, da alcol, da assenzio, e raccontava, descriveva tutta una serie di fenomeni che ricordano in maniera molto che può essere fatto un parallelismo con quello che raccontava Bonhoeffer, e ci è molto utile nel capire cosa fare e come quantomeno valutare questi soggetti. Il concetto di sindrome di automatismo mentale nasce anche proprio da queste osservazioni fatte sui soggetti che utilizzavano sostanze. E partendo da questi esempi abbiamo fatto una serie di valutazioni, anche con l'aiuto del gruppo di Robin Murray
e del professor Schifano, e abbiamo provato a fare delle ipotesi per quella che può essere chiamata la psicosi sintetica. E in queste, cercando di individuare dei fenomeni, delle caratteristiche, sicuramente possiamo individuare alcuni aspetti. E queste psicosi sintetiche postmoderne, se così vogliamo chiamarle, hanno una primarietà rispetto alla presenza di disturbi della senso-percezione, primariamente visivi, poi cinestesici, in ultima analisi uditivi. La coscienza è crepuscolare o comunque alterata. Altro elemento determinante, il video di Eitor ce lo rappresenta in maniera molto classica. È uno stato di coscienza alterata, molto diversa da alcune coscienze lucide che vediamo nelle nostre psicosi classiche all'esordio. Il disturbo della coscienza dell'io, c'è sempre derealizzazione, dissociazione di vario genere. L'egodistonia, almeno nelle fasi iniziali, quello che vi ho detto col discorso che ha a che fare con lo psicoma, no? Io critico, psicoma, c'è un confronto. La disforia, il discontrollo degli impulsi, non sono mai psicosi fredde, per capirci, c'è sempre emozionalità, carica, irritabilità, aggressività auto e eterodiretta, è la norma, non è l'eccezione. Come anche, e questo nel momento, diciamo, un attimo fuori dall'uso delle sostanze, l'effetto paradossale opposto, ossia la presenza di anedonia, apatia e vuoto. L'ultimo punto su cui adesso mi vado un po' a focalizzare è l'iperpresentificazione del tempo. Cioè questi soggetti vivono in un tempo puntiforme, che ovviamente ha a che fare con l'attimo in cui si trovano. Ragionando sul concetto di tempo dal punto di vista psicopatologico, non possiamo che partire dagli Aspers, che ovviamente quando ci parla delle quattro proprietà fondamentali dell'io, ci parla della continuità dell'io, intesa come un'entità ben definita nel corso del fluire temporale. Ecco, ovviamente noi siamo oggi un soggetto specifico e poi lo siamo anche domani, siamo quelli che eravamo 3 giorni fa. Questa continuità dell'io può rompersi. Non soltanto gli Aspers, ci muoviamo a cavallo tra grandi psichiatri e grandi filosofi, e Heidegger ci parla di tempo dell'io, Ich-Zeit, che rappresenta il tempo immanente che l'individuo sperimenta, e poi il tempo del mondo, Weltzeit, ovvero lo scorrere del tempo collocato nell'ambiente. Quindi il tempo che il soggetto vive in relazione con gli altri e con l'ambiente. E ovviamente anche Husserl, non possiamo non citarlo rispetto al concetto di tempo, che ci dice come la soggettività non vive il tempo come un essere, ma come un farsi, cioè è un tempo che si declina nella praticità del farsi, non è mai un tempo distaccato dalla realtà pratica. E quindi il concetto di retentio, presentatio e protentio, che sarebbero le tre declinazioni della temporalità. Quindi retentio è tutto quello che viene prima, la mia storia, la presentatio è dove sono nel qui e ora, e la protentio è la mia progettualità rispetto a quello che farò, rispetto a dove andrò, rispetto alle mie prospettive. Sempre sul concetto di tempo, Kimura Bin, tanto caro al professor Ballerini, qua presente in molte occasioni, dove abbiamo, diciamo, gli stessi termini utilizzati in un'accezione antefestum, intrafestum e postfestum, che altro non sono che appunto retentio, presentatio. E ecco, ma da che sono presi questi termini? È interessante, da quello che diceva Goebbels su l'ideologia proletaria, che era una coscienza antefestum, il proletariato prima della rivoluzione, rispetto a Lukács che chiamava nel postfestum la borghesia, che era già con la pancia piena in qualche modo. Ecco, provando a rapportare questi concetti in altri campi, potremmo portarlo in quello letterario, il sabato del villaggio, Catullo e tante altre cose, ma torniamo in psichiatria e torniamo a Minkowski, che sicuramente quando si parla di tempo ci pone degli esempi estremamente significativi. Minkowski ci dice che ci sono il tempo a due volti, uno razionale e uno irrazionale. Il tempo razionale è quello spazializzato, oggettivato, misurato, calcolato, condiviso da tutti, è il tempo dell'orologio, che ci dice che adesso sono le 15:09, è il tempo del calendario.
E poi c'è un tempo irrazionale, che non è colto dal pensiero discorsivo e logico, e che quindi potremmo anche chiamare, per certi versi, tempo vissuto. E questo prende ovviamente spunto da Bergson con l'élan vitale, lo slancio vitale, che quindi ci mette direttamente in contatto con la realtà soggettiva. Il tempo, dice Minkowski, non esiste. Non esiste come in un film. Esiste il tempo in un film? No, perché abbiamo delle scene che vanno nel passato, in genere c'è un inizio e poi c'è un seguire lineare, ma non sempre, alle volte abbiamo dei flashback, alle volte si inizia dalla fine. Non esiste nel film un tempo, come non esiste nella nostra quotidianità. Il tempo, per Minkowski, esiste solo quando viene reso concreto, quando si fa, quando viene spazializzato. Ad esempio nel Depresso il tempo si va ad attaccare al passato, alle coordinate spaziali, è come una foto, diventa cristallizzato, diventa un istantaneo, non è più un qualcosa di fluido. E qua prendo sempre spunto da sicuramente un altro mio grande maestro, che è il professor Ferro, che è qua presente, ovviamente non con la sua capacità di lavorare sulle immagini, ma comunque sia, professore, faccio il possibile. E Dürer, Melancolia, è la spazializzazione del tempo, è quando il tempo incrocia lo spazio, vedete tutta una serie di oggetti, il goniometro, il righello, il calendario, sono tutti elementi che rappresentano in pieno l'esperienza della melancolia. E cercando delle immagini che invece hanno a che fare con il tempo che e si lancia verso il futuro, ad esempio nell'esperienza maniacale per certi versi, ma anche in tante altre esperienze che hanno a che fare con le sostanze, potrei portarvi tutte le immagini che ha messo Paolo Cianconi questa mattina, perché sono tutte efficaci rispetto a questa dimensione della protenzio. Vi porto delle immagini futuriste che per me rappresentano l'idea di movimento, no? Come qualcosa che non può stare fermo, non è spazializzato da elementi concreti come nella melanconia di Dürer. Uso di sostanze e intossicazioni. Dove ci troviamo se dobbiamo parlare di tempo? Parliamo di uso di sostanze e di intossicazione come disturbo della presentatio o dell'intrafestum, se così vogliamo dire, con Kimura Bin. E rispetto all'intossicazione da sostanze vi porto il contributo di un grande fenomenologo non troppo noto, perché è un fenomenologo brasiliano che lavora a San Paolo, che ha fatto un grande lavoro sul tempo. È uno strutturalista, speriamo di avere il tempo di riuscirlo a tradurre nei prossimi mesi, perché ha scritto in portoghese, e lui ci parla dell'intossicazione da sostanze come un'improvvisa atemporalizzazione della coscienza, quindi è una discontinuità delle caratteristiche della temporalità. Quindi l'intossicazione deturpa questa composizione, mettendo su un trono, mettendo al primo posto la presentatio, che diventa istanza maggiore ed esclusiva della struttura dell'esistenza del tossicomane. Ecco, cosa fa Messas? Ci dice che per indagare e per capire se abbiamo a che fare con una psicosi esogena o una psicosi endogena, no? L'interrogativo che abbiamo di fronte al paziente che ha usato sostanze ma ha dei sintomi della sfera psicotica, ma l'interrogativo, ma è un qualcosa di suo che le sostanze hanno enfatizzato o è la sostanza a determinare questo passaggio? Per Messas noi dobbiamo essere in grado di andare a vedere com'era la strutturazione del tempo di questo soggetto. Cioè, in qualche modo, se arriva la sostanza e entra in gioco su una strutturazione del tempo non primariamente alterata, l'effetto sarà maggiore, anche più dirompente all'inizio, ma poi nei fatti questa strutturazione del tempo tornerà a essere funzionante con i normali rapporti tra antefestum e postfestum. Se invece il soggetto ha una psicosi di tipo endogeno, avremmo, diciamo, a monte una disorganizzazione della struttura del tempo. Quindi più che i sintomi, che difficilmente ci possono dire se la psicosi che siamo di fronte è una psicosi reversibile o meno, dobbiamo andare a guardare la strutturazione del tempo. Questo ci può dare dei parametri importanti per capire quello con cui abbiamo a che fare.
Perché Messas lavora su questo tema? Perché lui lavora nello specifico con gli abbussatori di crack, che sono una tipologia molto particolare di soggetti, in cui realmente l'iperpresentificazione del tempo è un tratto fondamentale. Quindi come possiamo definirla questa iperpresentificazione del tempo? Come un'iperstabilità, una forma antropologica iperpresentificata e ipofuturata, con passato e futuro che sono esclusivamente subordinati al presente. Il tempo presente diventa gelificato senza collegamenti, no? Perché queste tre unità passato, presente e futuro sono normalmente liquide, mosse, si interagiscono l'una con l'altra. Ecco, qui invece il tempo è gelificato, il mondo è reificato, non esiste il tempo dell'attesa. Provate a dire a un tossicodipendente: no, guarda, aspetta un secondo, perché no, quello vuole tutto e subito. E sono fuori dalla temporalità in uno stato di tipo preriflessivo, se ci riportiamo qua a livello di coscienza. Sono psicosi ipermateriali in cui la realtà è tutta addensata, non c'è un nuovo senso, non c'è mai la rivelazione, come ci diceva ad esempio Conrad, no? Non c'è mai l'eureka, stiamo lì nel presente. Quindi è un delirio che non evolve, rimane sul pezzo, si cristallizza nel presente, non diventa evolutivo e inglobante come nel paranoico. C'è perdita dell'identità personale, dell'identità storica. E a quel punto che succede? Succede che il soggetto si fonde nella comunità e ricerca in questo un senso di accoglienza e di fusione con l'altro. Ovviamente una fusione sui generis, perché non è un reale rapporto empatico con l'altro. Forse voi non sapete, ma l'ecstasy, che è un po' la prima delle nuove sostanze psicoattive, inizialmente si chiamava empathy. Poi era un nome che non andava di moda, perché ovviamente non c'era questa grande accezione e capacità ricettiva da parte di chi usava sostanze, e quindi venne cambiata con ecstasy come nome. Ma in realtà perché si chiamava empathy? Perché uno degli effetti che chi usava sostanza attribuiva all'MDMA era proprio il fatto di entrare in contatto con l'altro. In realtà non è un contatto con l'altro, quanto è una perdita del proprio confine, quindi indirettamente una fusione con l'altro, ma non ha niente a che fare con l'empatia della Stein, per capirci. Quindi l'importanza della ricerca di pienezza del proprio ruolo sociale e l'uso della sostanza come atto conservativo e non per uscire dalla realtà. Questa è un'altra differenza col vecchio uso delle sostanze. Negli anni 70 si usavano le sostanze per uscire dal sociale, oggi si prendono le sostanze per stare nel ruolo, per stare nel sociale. Coscienza crepuscolare, che è la spazializzazione molto concreta di quello che ho detto rispetto al concetto di tempo. Siamo in un presente, ma non riusciamo ad avere un campo di coscienza pieno, quindi ci riusciamo a focalizzare solo su degli oggetti. È come se mettessimo l'attenzione come un occhio di bue soltanto su alcuni elementi, senza avere uno sguardo d'insieme. E quindi sto parlando di quello che Gilberto Dipetta chiama il twilight state, che è uno stato crepuscolare di coscienza che facilita lo sballo e a sua volta favorisce l'innesto di un passaggio psicotico in personalità predisposte. E qua torniamo a Bonhoeffer e a tutto il concetto di io critico che si contrappone allo psicoma. Quindi coscienza crepuscolare come stato di transito psicotico in cui, diciamo, c'è un istante specifico in cui c'è una interazione con la realtà nell'istante, in cui il tremendo è già avvenuto, si posizionano speciali vissuti esperienziali, e qui ci possono essere utili i concetti come l'Avanstimmung, la perplessità di Callieri, come il trema di Conrad e come le sequenze di transizioni di Klosterkötter. Ecco, questi sono elementi che ci possono essere utili, ma ovviamente interpretati secondo un'ottica diversa. Cosa fanno le sostanze? Deformano il tempo vissuto e lo spazio vissuto, polarizzano la coscienza, deformano il mondo, le relazioni e la realtà, alterano la percezione del corpo vissuto, tutto un altro capitolo che non abbiamo il tempo di affrontare, e annientano la cura di sé e il progetto di mondo, tutto quello che è protenzio. Ovviamente queste sostanze stanno proprio alla perfezione nel mondo postmoderno in cui ci troviamo oggi, seguono lo stesso binario,
ecco, il corpo postmoderno che diventa prima di tutto recettori di sensazioni che, se in grado di stimolare, fanno diventare il corpo strumento di piacere, non è più un passaggio di un certo tipo. Concludo con questa frase di Bauman, che ci dice che indipendenza e dipendenza sono intrecciati e il loro legame costituisce un effetto indesiderato della realtà post-